passeggiata di finale all'altezza dell'albergo Moroni, dove qualche anno fa è stata posta una lapide in ricordo dei lavoratori della Piaggio che sono stati uccisi a Matanzas. Come mai i lavoratori della Piaggio finirono a Matanzas? Bisogna ricordare che il 1° marzo del 1944 i lavoratori della Piaggio organizzarono uno sciopero. Era uno sciopero chiaramente politico, perché si voleva la fine della guerra, si volevano, come dire, conquiste politiche, ma era uno sciopero anche molto pratico, perché le persone reclamavano, i lavoratori reclamavano dei diritti che erano stati violati. In primis il fatto che ci fosse poco salario, che non ci fosse la paga, che ci fosse poco salario, che ci fosse poco requisiti, poche cose per fare la minestra, e che ci fosse soprattutto la non libertà e pochissimo pane. Pensate che il pane era stato calmerato come tutti i beni alimentari, e la quantità che ne avevano i lavoratori era di 90 grammi al giorno, se ne volevano almeno mezzo chilo. La Piaggio, all'interno della quale c'era una cellula comunista, si era ben organizzata, perché c'erano delle persone in gamba, antifascisti, delle persone che sapevano, che avevano avuto soprattutto contatti con le fabbriche, gli altri lavoratori dell'Italia settentrionale, e questo sciopero interessava appunto tutto il nord Italia. Lo sciopero fu organizzato per la mattina del 1° marzo del 1944, come dicevo prima. I lavoratori si misero d'accordo che alle ore 10, quando sarebbe suonata la sirena che, come dire, indicava un'interruzione del lavoro, non sarebbero usciti dalla fabbrica, ma sarebbero rimasti davanti alla loro macchina e non avrebbero lavorato. Era come si chiama uno sciopero bianco. Allora passò questo, perché ci fu una reazione tremenda. I lavoratori sapevano che avrebbero sofferto delle pene, perché il prefetto di Savona aveva mandato pochi giorni prima una circolare dicendo che lo sciopero era un atto di sabotaggio e come tale sarebbe stato trattato. Infatti, durante la notte i carabinieri bussarono alle case di 25 lavoratori e ne presero appunto 25. Questi 25 lavoratori furono presi, furono portati a Spotorno, dove c'era una colonia, dove c'era la prima zona di concentramento. Da lì si riunirono anche gli altri lavoratori di Savona, poi a Genova, poi a Fossoli, a Bolzano ed infine all'interno dei campi. Ritornarono, qualcuno ritornò, erano 25, come dicevamo, qualcuno ritornò. Ritornò non quando le truppe russe entrarono nel campo, ritornarono mesi dopo, con mezzi di fortuna. E raccontarono, qualcuno raccontò dei compagni della Piaggio, appunto, che non ce la fecero a ritornare. Gli organizzatori di questo sciopero era Filippo Lanfranco, detto Pippo dagli amici, che a quell'epoca aveva 44 anni. Era nato a Magliolo ed era un uomo poliedrico, sapeva suonare, dipingere. Era uno degli organizzatori, appunto, insieme ad un amico, aveva preparato il volantino dello sciopero all'interno della Piaggio. Filippo Lanfranco, prima di lavorare alla Piaggio, era stato un militare, un ufficiale, imbarcato su una nave mercantile che lavorava da Genova a Odessa, in Russia. Proprio in Russia egli conobbe una ragazza che poi diventò sua moglie. Aveva viaggiato e quindi aveva idee molto aperte e cominciò a sviluppare una grande critica nei confronti del regime, e soprattutto era contrario alla guerra ed era contrario all'alleanza con Hitler. Vedeva l'Italia come un paese comunque povero e impoverito, per cui valutava che la forza, diciamo, di questo paese per combattere una guerra sarebbe stata veramente molto esigua.
dicevo, nasce a Magliolo ed è lì che rimane un ricordo di lui nel Monumento dei Caduti, c'è l'altra pietra ligure e poi il suo nome lo ritroviamo in questa lapide. Quando scoppiò appunto questo sciopero e le seguenti ritorsioni nei confronti dei lavoratori, Filippo Lanfranco era stato avvisato che sarebbe stato prelevato per essere detenuto. Fu l'invito di un amico a fuggire e gli disse che non sarebbe scappato perché disse fuggire sarebbe tradire. Io voglio condividere la sorte fino in fondo con quella dei miei compagni. Sono stato l'organizzatore di questo sciopero, faccio parte della cellula comunista e quindi non lascerò i miei compagni alla loro sorte. Non si ebbero più notizie di lui fino a quando non ritornò uno dei superstiti di cui parleremo più avanti, Antonio Arnaldo, che raccontò che morì in seguito alla liberazione, purtroppo. Così altamente deperito, lo stomaco di tutti i prigionieri non era più abituato a mangiare, a ingerire dei cibi in modo normale, per cui appena arrivarono questi prigionieri liberati alle scorte, diciamo, dove potevano mangiare qualcosa, ebbero gravi problemi di indigestione, per cui morì proprio così, per una indigestione, Filippo Lanfranco.